CDP220R è una rivisitazione del CDP200. La struttura rimane pressoché identica, la tastiera nuova come sul CDP120, l'amplificazione, la sezione con gli accompagnamenti automatici, il grande display con le funzioni della tastiera, ma soprattutto l'effetto visivo delle note che vengono suonate, così come per apprendimento e per vedere appunto che cosa sto facendo. Dopo la sezione dedicata ai suoni, con anche in questo caso lo split e il layer sui suoni, l'auto harmonize e l'arpeggiatore. Ma le novità le vediamo sul pannello posteriore, perché abbiamo un ingresso audio in mini jack per lettore MP3 piuttosto che computer, piuttosto che comunque un apparato audio da dover amplificare, e l'uscita a jack tradizionale, quindi non più il mini jack come uscita tradizionale come già è accaduto nel CDP120, ma soprattutto abbiamo un ingresso microfonico col volume con la possibilità sampling. Quindi ho la possibilità di campionare i miei suoni e utilizzarli come se fossero suoni residenti all'interno dello strumento. C'è poi la parte Music Challenge con un sistema di apprendimento attraverso il display, attraverso questo tipo di funzioni, quindi posso registrare, riascoltarmi e vedere quali sono le note all'interno che ho suonato e soprattutto vederle scritte nella notazione musicale sia nella chiave di basso che nella chiave di violino. Ho poi un registratore digitale che mi permette appunto di registrare quello che ho suonato, la presa USB e lo slot per la SD card. La card mi permette di registrare l'audio attraverso appunto l'ingresso del microfono, quindi posso registrare la mia voce come già accadeva nella serie VK.